Al giorno d'oggi passiamo davanti a tante porte che invitano a entrare promettendo una felicità che poi noi ci accorgiamo che dura un istante soltanto, che si esaurisce in se stessa e non ha futuro. Ma io vi domando, noi, per quale porta poi vogliamo entrare? E chi vogliamo far entrare per la porta della nostra vita? Vorrei dire con forza, non abbiamo paura di varcare la porta della fede in Gesù, di lasciarlo entrare sempre di più nella nostra vita, di uscire dai nostri egoismi, dalle nostre chiusure, dalle nostre indifferenze verso gli altri. Perché Gesù illumina la nostra vita con una luce che non si spende più. Non è un fuoco d'artificio, non è un flash, no, è una luce tranquilla che dura sempre e ci dà pace. Così è la luce che incontriamo se entriamo per la porta di Gesù. Certo, quella di Gesù è una porta stretta, non perché sia una sala di tortura, no, non per quello, ma perché ci chiede di aprire il nostro cuore a Lui, di riconoscerli peccatori, bisognosi della sua salvezza, del suo perdono, del suo amore, di avere l'umiltà di accogliere la sua misericordia e farci rinnovare da Lui. Gesù nel Vangelo ci dice che l'essere cristiani non è avere un'etichetta. E io vi domando a voi, voi siete cristiani di etichetta o di verità? Ciascuno si risponde dentro, Non cristiani, mai cristiani di etichetta, cristiani di verità, di cuore. Essere cristiano è vivere e testimoniare la fede nella preghiera, nell'opera di carità, nel promuovere la giustizia, nel compiere il bene. Per la porta stretta che Cristo deve passare tutta la nostra vita.